Salve cipollotti e benvenuti nella mia scrivania. Ogni tanto, se io non stravolgo le cose, non cambio location, ristoratori. No, basta, questa cosa di Alessandro Borghese non fa più ridere nessuno. Comunque, oggi, come vedete dal titolo, vi volevo parlare di alcuni film che sono un po' la mia fissa. Cioè, sono quei film che mi vado sempre a rivedere nei momenti in cui sono giù di morale. E siccome questo è un periodo un po' merda, volevo condividerli con voi, quindi se anche voi state passando un periodo merda, possiamo tutti sentirci un po' meglio con questi film. Premessa, serve una premessa. Non sono dei film effettivamente molto belli, anzi, la maggior parte sono, cioè, dei film un po' stupidini, un po' leggeri, superficialotti, però a me fanno stare bene, sinceramente. Non so per quale motivo, probabilmente perché li vedevo da ragazzina e quindi rivederli, insomma, un po', sai, quella nostalgia vera dei tempi andati. Parlo come se avessi 80 anni, vabbè. E niente, quindi nulla, cioè non vi aspettate film di spessore, perché no, non è questo il video, cioè no. Ma direi di partire subito. Abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 film più una menzione speciale. Partiamo da un classicone. E sto parlando di Liga di Blonde, ovvero La rivincita delle bionde, tradotto in italiano, con protagonista la mia adorata Reese Witherspoon. Witherspoon, che qui interpreta Elle Woods, una ragazza di Beverly Hills che è tutta moda, tutto prendiamo il sole sulla spiaggia, facciamoci le unghie, un po' così. Elle rompe con il suo fidanzato perché il suo fidanzato deve andare ad Harvard. Nella sua famiglia sono tutti avvocati, laureati ad Harvard, e quindi anche lui deve seguire questa tradizione. E inoltre deve sposare una ragazza dell'alta società che studia legge ad Harvard. Non lo so, perché in questa famiglia sono classisti, che ci volete fare. E quindi niente, molla Elle e le dice: guarda, io ti mollo perché sei scema. Elle ci rimane malissimo, ma dopo una bellissima manicure dall'estetista capisce che in realtà l'unica cosa che deve fare per riconquistare il suo ragazzo è andare ad Harvard e studiare legge. Quindi che cosa fa? Si mette sotto e inizia a studiare come una forsennata, supera il test ed entra effettivamente ad Harvard, dimostrando al tizio che l'aveva mollata perché non abbastanza intelligente che in realtà lei è molto intelligente e può anche benissimo fare a meno di lui. E niente, io adoro questo film perché è fantastico. Elle Woods è tipo il mio spirito guida. Quando ho una giornata no, soprattutto se ho una giornata no dovuta a persone che ti fanno sentire non adeguato, questo film è il top perché ti dà la carica. Proseguiamo con un altro classicone che ho nominato svariate volte su questo canale, quindi non mi dilungherò troppo, e sto parlando di Mean Girls. Mean Girls è la Bibbia, ragazzi, la Bibbia. Ho dedicato un intero video a questo film in cui vi spiego perché secondo me tutti dovrebbero vederlo, e ve lo lascio qua nelle schede. Farla breve, Mean Girls parla di cattiveria tra ragazze e di come questa non serve assolutamente niente, ma anzi, noi ragazze dovremmo supportarci di più a vicenda. È un vero e proprio cult e ci sono tantissime citazioni che potete tirare fuori per sembrare simpatici insieme ai vostri amici. Il burro è un carboidrato? Proseguiamo con la versione anni 90 di Mean Girls. Sto parlando di Clueless, ragazzi a Beverly Hills, un altro film che mi tira su di morale perché fa straridere e stradivertente. Qui abbiamo due ragazze che sono super popolari, ma nonostante questo non sono stronzette, a differenza di Regina George. È appena arrivata una nuova ragazza a scuola, la prendono sotto la loro ala protettiva e la introducono a questo nuovo mondo. E quindi c'è un po' il makeover di questa qua che prima era un po' stramba e poi la fanno diventare tutta stilosa, eccetera. E niente, è carino anche questo, molto, non dico banale, ma perché alla fine tutti questi film, almeno quelli che vi ho citato finora, hanno un po', tra virgolette, una morale anche carina, cioè vogliono insegnare qualcosa alle giovani ragazze. quindi sono anche carine da vedere, però ecco, sì, sono un po' così, cioè dei filmetti, da Italia 1 alle 4 del pomeriggio a domenica. Per intenderci. E niente, anche questo mi mette sempre di buon umore, non so perché. Adesso passiamo ad un film con cui io veramente, ragazzi, cioè io non so quante volte l'ho visto questo, non so perché, ma questo, allora, ce ne sono due in questa lista che sono i miei top, e ve ne avevo parlato anche nel video 30 fatti cinefili su di me, che tra l'altro vi lascio qua nelle schede. Questo è veramente uno di quei film che riguardo proprio sempre, ed è Bewitch, ovvero Vita da strega, ispirato a Vita da strega, la serie TV, con Nicole Kidman e Will Farrell, quindi c'è una trashata praticamente. La protagonista è Nicole Kidman, che è una strega, una vera strega, si rompe le scatole di essere la strega, di schioccare le dita e di far accadere le cose, ma dice: le voglio fare davvero le cose, dai. Non so perché ogni tanto a me esce questo accento bruttissimo, tra l'altro romano, perché?
Io non sono manco romana, ma vabbè. Si trasferisce nel mondo degli umani e decide di fare l'umana e trova lavoro come attrice. E io credo che sia per questo che questo film mi piace un sacco, perché lo avevo visto da veramente mille secoli, quando era uscito più o meno. Mi piaceva un sacco il fatto che facessero vedere tutti dietro le quinte, quindi il set, lei che andava lì al lavoro con il suo copione, si leggeva le cosine, poi facevano le scene. Non lo so, mi piaceva tantissimo. Ero già innamorata allora del mondo cinematografico. Madonna. E quindi sto film mi piaceva un sacco per questo. Poi a me piacciono tutti, tipo i set dei film sono fantastici, perché mi ricordavano un sacco le case delle Barbie, delle bambole. E mi ricordo che dopo aver visto questo film io con le mie Barbie giocavo a riprodurlo. Che bambina creativa. E niente, quindi vabbè, non vi dico la trama del film perché è abbastanza scemotta. Insomma, c'è questo qua che fa l'attore, se la mena un sacco, lei che vuole fare l'attrice, la persona normale, ed è una strega, insomma, un paio di equivoci qua e là, e poi si innamorano, cioè... Però è tanto carino, non lo so, poi cioè Will Ferrell lo so che è trash, perché è trash, però qua mi fa ridere, fa delle facce troppo stupide. Tipo, siccome lui fa l'attore, ha anche delle sue mosse tipiche, e una di queste è bellissima e si chiama lo cacchio. Oh cacchio! Oppure lo sguardo intorno. Vabbè, basta. Poi l'altro film che riguardo sempre, che è un must, che insomma sapete che è uno dei miei preferiti, è I Tenenbaum di Wes Anderson. Questo forse è l'unico film veramente bello, se vogliamo dire così, di questa lista. I Tenenbaum mi piace soprattutto perché parla di una famiglia molto particolare che si ritrova dopo tanti anni di nuovo tutta insieme, perché il padre finge di star per morire, perché vuole appunto riunire tutta la famiglia che si era disfatta, anche e soprattutto per colpa sua. Vedetevelo, non vi voglio dire nulla perché questo è veramente un film carinissimo che dovete vedere. Poi un altro film che io inizio a vedere a inizio giugno, perché quando inizia giugno io sento già l'odore del Natale, perché si sta avvicinando, e allora mi guardo il Grinch. L'avete visto tutti, quindi non sto qui a parlarvene, ma è veramente fantastico. Non so perché, ma mi dà una gioia infinita il Grinch. È sempre bellino, poi vedere la città degli Who che è tutta illuminata, io adoro il Natale, cioè in realtà è una festa che non mi piace, ma mi piace l'atmosfera natalizia. Vedere tutte le cose addobbate per me è tipo bellissimo, perché mi piacciono le cose luminose, non so se si era capito. Il film che mi scalda il cuore è lo guardo, è che bellino. Poi ultimo film di questa lista è Hercules. Ho voluto inserire questo come unico film Disney perché credo sia quello che riguardo di più. Ce ne sono poi degli altri che sono i miei preferiti. Anzi, fatemi sapere se vi interessa un video dedicato ai miei film preferiti della Disney. Non lo so, magari a qualcuno potrebbe interessare. Secondo me è uno dei più belli della Disney old school. Ade credo sia uno dei cattivi, anzi forse è il cattivo Disney più riuscito di tutti i film. Cioè Ade è... wow, ambientazione in Grecia è così, boh, non lo so, bella, un po' idilliaca, così, beh, bellissima, mi fa sognare. E quindi, cioè, non lo so, è un film che mi mette sempre di buon umore, ma perché è dolcissima. E concludo con la menzione speciale, che è una menzione speciale perché si tratta di una serie TV e non di un film, ma ho voluto comunque inserirla perché è una di quelle robe che io mi vado sempre a rivedere quando ho una giornata no. Ed è Una mamma per amica. Posso aver avuto veramente la giornata più brutta di questo mondo, essere super triste, se mi guardo Una mamma per amica almeno un sorriso me lo strappa. Ma perché è stata la serie che mi ha cresciuta, la vedevo sempre insieme a mia madre, ho un bellissimo ricordo di questa serie, cioè veramente mi ha formata come persona, non sto scherzando. E rivederla anche se la sua memoria, perché ormai l'ho vista milioni di volte, mi fa sempre un certo effetto e la adoro, proprio mi fa stare bene. E poi vabbè ragazzi, cioè Lorelai Gilmore, ma di cosa stiamo parlando? Spirito guida anche lei come Elle Woods. E basta, quindi si conclude qui questo video, probabilmente molti di voi lo troveranno inutile, anche perché ho consigliato dei film che la maggior parte di voi odierà. Yeah. Per me non è un periodo proprio al top, anzi sono abbastanza giù di morale, quindi sto vedendo questi film ultimamente perché mi piacciono un sacco e come vi ho detto mi fanno stare meglio, e volevo condividerli con voi perché non lo so, magari anche per voi è un periodo un po' difficile e magari vedere qualcuno di questi film potrebbe esservi d'aiuto in qualche modo. E niente, quindi sono curiosa di sapere se anche voi avete dei film che riguardate per sentirvi meglio, tipo quando avete avuto una brutta giornata o è un brutto periodo, dite: ah, almeno stasera
sto lì, mi faccio, non lo so, la mia tisanina, mi prendo la mia pizza e mi guardo questo film, perché almeno una serata tranquilla. Quindi scambiamoci consigli da persone tristi. Spero che questo video vi sia piaciuto, per quanto inutile possa essere. Come al solito qui sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!